benvenuti lettori e lettrici qui su Global Fantasy, il podcast che vi parla di letteratura fantasy, relatando l'itinerario con recensioni, opinioni e riflessioni. Siete pronti a partecipare con noi in questo viaggio? Benissimo. Allora prendete posto, allacciate cintore e rilassatevi. Si parte. Mi vado a introdurre, io sono Carbo e sarò il vostro pilota e conduttore della puntata, ma vado a presentare gli altri sodali, i miei compagni di viaggio. Che sia il motore in panno, una bomba a terra o un'orda di pollo in sua statale, è sempre presente per risolvere la situazione, sia con le buone che con un crick in mano. Il nostro tuttofare di fiducia, Tuccio! Bentornati a tutti e mi raccomando preparate il vostro bastone del mago. Il tizio che da solo può rendere un viaggio fastidioso, di piccolo tragitto insopportabile. Quando lo vedi sul ciglio della strada dovresti sfrecciare a tutto gas, mentre noi ce lo siamo presi, l'autostoppista qualunque che nessuno vorrebbe in macchina. Simone! Bentornati a tutti, siamo qui e io sono ancora prima di Tommy nelle presentazioni. Grandi soddisfazioni. Sì. Professore tirano della carta stampata, il dittatore delle scelte letterarie, il despota che veste di nero inchiostro, un uomo distrutto dalle rivelazioni costanti di puntata in puntata che lo fanno vacillare e interrogare sul senso della vita, neologista, ostile verso gli pseudonimi e navigatore, Tommy. Beh, bentornati di nuovo, nuovamente, ma poi mi sono conto che non è una parola italiana, perciò iniziamo molto bene, comunque siamo da vivo. Che parla di libri non sappiamo parlare, cioè, è giusto. Si chiama arte, quando fai qualcosa di diverso, di strano, che un attimino la gente storce il naso, dice che è una roba artistica. Vabbè, è il signore dei neologismi comunque, quindi Chiaro. Però, a parte queste, errori ortografici italiani, roba varia, bentornati a tutti ragazzi. Ortografici. Sbagliamo pure gli accenti, giustamente. Però possiamo dire che questa puntata finalmente ci possiamo vedere di persona. Posso vedere i vostri brutti musi finalmente a tu per tu, nemmeno più sulla webcam. Infatti non mi sono fatto la doccia da 2 settimane, tutto per oggi. Io sto vicino a te, giustamente. Puzzo per te, Carbo. Puzzi per me. Se sentirete ogni tanto dei piccoli battiti, sono i boccali che stanno sul tavolo, tranquilli. Ovviamente di acqua. Certo. Certo, questa è una critica completamente oggettiva. La parola di tu? Certo, l'autista beve acqua, giustamente. Per puntualizzare quanto siamo professionali nel fare le nostre recensioni in cui non ci facciamo assolutamente influenzare da nessun tipo di opinione, solamente fatti. E alcol. Il fatto che la cicatrice di Harry Potter sia sulla fronte ancora non mi sta bene, ma sono fatti purtroppo. Non maturerai. Riuscire a metabolizzare questa cosa? Mai. Il punto di morte. Probabilmente. Va bene, dopo che abbiamo finito i nostri trascorsi agli alcolisti anonimi, possiamo andare avanti e cominciare con le recensioni dei nostri libri. Passiamo con Andrea e Simone che quest'oggi ci presenteranno cosa in particolare? Il primo libro della saga completa del Terramare, ovvero Il Mago, scritto da Ursula K. Le Guin, che il nostro buon tuttofare ci andrà a presentare con un'ottima sinossi. Benissimo. Allora, come abbiamo detto, il libro si intitola Il Mago, e in particolare narra le gesta del giovane Sparviere. Il ragazzo è destinato a grandi azioni future e nel libro si racconta la prima parte della sua vita, come entra in contatto con la magia, tutte le disgrazie che gli capitano e le sue avventure nell'arcipelago di Terramare. Con l'aiuto del maestro Ojon si metterà in viaggio alla scoperta di se stesso e sarà coinvolto nella lotta col nemico più pericoloso della luce, l'ombra. Tra streghe, draghi, galeri, remi e rivali, saremo coinvolti in una grande ed esotica avventura. È salita la qualità del podcast, perché... Bella la recensione, complimenti. Beh, solamente del primo libro, questo c'era. No, però mi è piaciuta anche la cadenza, la narrazione, mi è piaciuto tutto. Cacchio. Il segreto è scriverle prima. Cacchio! Ottimo consiglio. Bene, che dire di questo libro? Il libro me lo passò Simone, non avevo mai sentito parlare di Terramare e ho scoperto che è un libro antichissimo, scritto addirittura nel 68. Sì, il primo libro è abbastanza vecchiotto, poi quelli successivi, piano piano, gli ultimi sono stati scritti intorno agli anni 2000, mi sembra. Sì, wow, sì. È una saga che va avanti da quasi 40 anni. Sì, ma ha avuto parecchi anni di fermo, diciamo. Cioè, bisogna comunque sottolineare che ha invecchiato bene il libro e probabilmente continuerà a invecchiare bene, perché ha comunque argomenti che tratta il libro che sono senza tempo, secondo me. Ma la versione che ci avete voi lì davanti? Ah sì, saga completa. Saga completa. È la saga completa della Mondadori. E quanti libri contiene? 5. Che comunque, come diceva Tuccio, questa è la versione... cartacea rigida della Mondadori, sì. Ne esisteva, o probabilmente ne esiste ancora, io ce l'ho probabilmente quella della Fanucci, che non è assolutamente paragonabile dal punto di vista della qualità della stampa. Non so, i traduttori sono gli stessi? Stanno a fare i segni per contarsi effettivamente su 5 nuovi libri, però... Allora io sì, sono gli stessi, perché mi ricordo che tu mi avevi, quando ne parlavamo tempo addietro che io l'avevo comprato, mi ricordo che tu mi dicevi che nel tuo libro, a un certo punto, tra un libro e un altro, cambia il nome della barca del protagonista. E effettivamente questa cosa l'ho riscontrata anch'io, quindi probabilmente sono gli stessi traduttori, okay, è cambiata semplicemente la casa editrice. La prima traduzione, cioè la traduzione del Mago di questo libro, è fatta da Ylva Tron.
Quindi, no, più che altro perché adesso non è per essere migliore, perché non li conosco i nomi dei traduttori e tutto quanto, ma è un problema molto grave quando succedono queste saghe di libri, che non è solamente una storia autoconclusiva, ma abbiamo più libri prima di concludere la storia, come Terramare, che sono 5 libri, e cominci a utilizzare 40 anni, oltretutto spalmati su 40 anni, probabilmente che erano poi loro lo stava facendo. Però qual è il problema, ragazzi e ragazze? Che troviamo un traduttore che ha una certa narrazione sua, poi cambia il traduttore, non va a leggersi il lavoro precedente, e molti termini particolari di quel mondo vengono tradotti in un altro modo. E allora, se perde un attimino questo senso di familiarità nel lettore, che un attimo non capisce un attimino dove si trova, se perde mentre sta leggendo il libro, perché effettivamente cambiano i termini, cambiano i nomi, un attimino rallenta la nostra lettura. Era un problema che mi ricordavo che c'era su questo libro, ma io dico problema, ma in realtà non è che ne fa perdere troppo. Ma alla fine com'è? Allora, buono, consigliato? Allora, il libro, perlomeno parliamo del primo libro. È una buona introduzione? È una buona introduzione sicuramente a una saga fantasy. Non è, secondo me, dei libri che raccomanderei di più, nel senso, è molto vecchiotto ed ha una narrativa molto schietta, pochi giri di parole, va dritto per la sua strada, diciamo. E spiega un po' questo primo libro a grandi linee il mondo del Terramare, ovvero questo grande arcipelago formato da tutte queste isole, sono delle nazioni, e spiega la magia che c'è in questo mondo. La storia è molto centrata sul protagonista, molto introspettiva, e diciamo, allora, non io è, posso non dire che il background che a me piace, però... Sì, l'azione non è, diciamo, non è la parte principale, come la descrive, ci stanno degli scontri, spiega, diciamo che non è il punto forte, però a me è piaciuta molto l'ambientazione, che immagino anche chi ha giocato a Zelda Breath of the Wild piacerà moltissimo, le avventure di questo ragazzo che naviga per le isole e va in giro. Sì, non è male. Mi è piaciuto il paragone, non me l'è mai arrivato, però è bello, molto azzeccato. E sicuramente si sono ispirati a Terramare, giustamente. Guarda, potresti avere ragione. Ci giochiamo qualcosa. È una scommessa che potresti vincere le probabilità sono molto, molto carino, non ci avevo pensato nemmeno io, in effetti, però molto molto carino. E per quanto riguarda l'ossatura del libro, in fondo è comunque un romanzo di formazione. Quindi osserviamo soprattutto questo primo libro, dove c'è proprio la giovane età del piccolo sparviere, mi sembra parte dal racconto quando ha 7 anni, fondamentalmente, da 7 anni fino 7-8 anni. 7-8 anni fino alla sua, diciamo, quando entra nell'età adulta, fondamentalmente. Per cui si vede tutta l'evoluzione che subisce questo personaggio, appunto, dal bambino all'adulto, in modo metaforico, incastonato in questo mondo dove la magia è molto predominante. E in particolare con lui, perché diciamolo, cioè alla fine è il mago, è il prescelto. Prima che inizia il libro, c'è sta già sull'edizione della Mondadori tutta la descrizione che ti dice: è il mago Jed che sarà il più grande del mondo, eccetera, eccetera. Lo sparviere. Cioè, non si dice Jed, perché hai detto tutti Jed? Scusate, però il nome non si può dire. E c'è un motivo preciso per cui spieghiamo questa cosa, infatti, l'ho presa proprio come assist. Perché dopo per il mio discorso abbiamo il nome del vento, che è un altro nome che è difficile da pronunciare. No, praticamente la cosa che a me è piaciuta di più all'interno del mondo del Terramare è appunto il sistema magico. La magia del Terramare si basa su effettivamente i nomi. Se tu conosci il vero nome di una persona o di una cosa o di un animale, di qualsiasi cosa, del vento, di qualsiasi cosa, se tu conosci il vero nome, il nome nella lingua madre, nella lingua della creazione, hai potere di controllo su quella cosa. Quindi se tu conosci il nome di una persona, puoi effettivamente controllarla. Ed è per questo che nessuno nel mondo del Terramare rivela mai il suo vero nome, se non alle persone di cui si fida proprio ciecamente. Questa è una cosa che a me è piaciuta veramente tanto. Esatto, o i familiari più stretti o gli amici più cari. Il loro vero nome nel vero idioma, l'antico idioma. Quello che i maghi riescono a conoscere appena, ma è l'idioma tuttora parlato dai draghi che sono presenti. Già. E gli amanti dei draghi, c'è tanti draghi. Ci sono tanti draghi nel Terramare. Trattati magari con poche pinze per gli amanti dei draghi, ma ci sono tanti draghi. Con poche pinze cosa vuol dire, scusa? Da amante dei draghi avrei preferito vedere più rispetto per queste creature, però... Vabbè. Almeno l'Hobbit del Tolkien, alla fine, come trattano Smaug... Vabbè, dai. Sì, va bene, però c'è quella sensazione di potenza in Smaug. Sì, ci sta, però comunque sia in questo libro i draghi sono, a differenza di molte altre saghe fantasy in cui ci stanno gli antichi ricordi dei draghi, sono quasi estinti, eccetera, eccetera, qui sono una presenza che comunque sia è importante e interagiscono. A chi piacciono i draghi, sì, ne provano abbastanza, ecco, non è che sono anche estinti o leggende basta. E in tutta la saga, ma ci dovrebbe essere anche una storia autoconclusiva che si focalizza su un drago protagonista femmina.
se non mi sbaglio. Ci sono varie storie all'interno del Terramare, nell'edizione della Mondadori, dopo di 5 libri, ce ne sono alcune, non mi ricordo quante, onestamente. Però sì, ci sono varie storielle autoconclusive di 30-40 pagine che approfondiscono, diciamo, personaggi citati o incontrati all'interno dei libri. Sì, effettivamente. Esattamente. Che poi, come avete detto voi, effettivamente è un romanzo di formazione, ma sono 250 pagine. E come ha detto Simone prima, si vede sulla narrazione, perché è molto concisa. Cioè, va subito al punto e passi da un altro da un punto all'altro, giusto? Sì, se diciamo che forse è il punto debole di questo libro. A qualcuno forse un attimo... Dica, è molto diretta, però non si sofferma tanto, è molto... Le vicende susseguono. Okay. No, cioè non è che registri come una scrittura un po' più moderna, che vedi una narrazione che arriva a un climax e poi scema e c'è una cesura, c'è rispetto all'azione successiva te puoi crollare sulla gloria, esatto, riflessa, no? Esatto. O la riflessa propria, no? Che te godi quel momento, no, qui se passa subito un altro ma forse diventa incalzante per il lettore, però cioè, a parte il fatto che probabilmente questa cosa deriva dal fatto che il primo libro è molto datato, però diciamo che comprendo anche la scelta narrativa, perché comunque tra un capitolo e l'altro spesso e volentieri ci sono anche sbalzi di anni o comunque di mesi, quindi è anche difficile poi lì andare a creare una narrativa come quella moderna, o si allungava la solfa o no, di tanto effettivamente, ecco perché secondo me, io lo dico che sia senza tempo, perché l'obiettivo del racconto del mago non è il solito racconto fantasy che c'era all'epoca o che c'è anche oggi. Probabilmente oggi se ne vede di più, fatti meglio, chi lo sa dire. Dico di sì io, ma chi lo sa dire con certezza. Gli scrittori di oggi hanno avuto tempo di fare pratica e vedersi i lavori del passato. Non a caso si dice spesso che sia un capolavoro di lettura fantasy, un classico. È un libro seminale. Io non direi che sia un seminale per la lettura fantasy. Cioè, quello che dovete capire, cari ascoltatori, che state leggendovi una storia che è molto centrata sul protagonista e sulla ricerca di se stesso. Sì. Che quello che vorrei aggiungere è, dalla formazione della Gwen, come ragazza, come figlia, il genitore, per esempio, essendo stato un antropologo, come professione studiava quello che è la cultura, tutto quello che riguarda l'essere umano. Qualcosa lo ha assorbito la Gwen e lo si vede nel suo modo di raccontare, che si focalizza sulla parte più interiore, più personale, e meno sull'azione, perché se cercate azione è stata alla larga. Sì, l'azione manca, e questo secondo me è il punto debole di questo libro, ed è per questo che solitamente non tendo a consigliarlo. Gli amanti del fantasy spesso cercano comunque scene d'azione, scene, guerre epiche, cose di questo tipo. Però secondo me è un libro pieno di spunti, sia dal punto di vista di ambientazioni, che di magia, che come costruire anche un personaggio. È molto introspettivo e molto lento. È riflessivo, non so. Si sofferma sul personaggio. Lo Sparviere si interroga molto sul suo futuro, su quello che farà. Si vede molto i passaggi, i cambiamenti, dei ragionamenti che subisce questo ragazzo. Anche a livello morale, cioè fa delle decisioni. Anche a livello morale, sì. Non so, diciamo che comunque sia all'inizio del libro, nell'introduzione, ti dicono che lui sarà il più grande mago che il mondo abbia mai visto, e questo libro ti fa capire come un ragazzo possa, guardandosi all'interno, crescere talmente tanto come persona, come saggezza, per arrivare a quel punto. Devo aggiungere anche questa cosa che ho trovato molto interessante, nonostante all'inizio proprio del libro che dice questo romperà i culi, sarà il mago più forte del mondo. Non andavo proprio romperà i culi. Una sfumatura leggermente più contadina, ma via. Ci sarà una piccola paragone con il protagonista del nostro libro, un piccolissimo proprio. Ah, comunque una sfumatura contadina, considerando che le isole da cui veniva lui è un contadino e rimarrà sempre orgoglioso del suo passato da giovane pastorello. Cambiato leggermente da bastone, no? Da bastone per menà a bastone per lancia in cantiere. Lui inizia tipo l'avventura su un'isola, come funziona? Terramare sono tutte isole. Quindi un sardo. Fermo. Allora, due cento sull'ambientazione. Si chiama Terramare la saga perché tutto si svolge all'interno di questo enorme arcipelago. Le terre emerse sono poche e sono frastagliate. Ci sono poche isole molto grandi e una moltitudine di isole molto piccole, che sono molto distanti fra loro, e si vede la varietà di culture, di lingua parlata all'interno di queste isole. Ci troviamo a che fare con isole dal clima temperato a isole che si trovano agli estremi dell'arcipelago, con climi più invernali, eccetera. Al di là del passaggio delle stagioni. No, vabbè, adesso non è che c'è l'isola che non c'è neve tutto l'anno, però nel senso ti fa capire che... Ma non sapevo da che sei tornato indietro nel tempo e hai anticipato questo lavoro. Diciamo che non essendoci un continente... Non c'è, cioè, una cosa che non ho letto, però poi forse ci sarà nei libri successivi: le questioni delle battaglie campali con questi enormi eserciti.
ci sono state battaglie campali, cioè battaglie proprio, guerre tra le nazioni delle varie isole, e effettivamente nel Terramare tutt'oggi non c'è un re, il re è morto. Lunga vita al re. Va bene. Sì. Questa è una cosa che sul primo libro probabilmente non sapevo dell'esistenza di Leone, saranno libri successivi. Gente, dei libri successivi, cari ragazzi. Non fate come Andrea. Mi hanno detto che il secondo e il terzo libro sono anche molto meglio rispetto al primo, a quanto pare. Diciamo che, certo, stavi parlando di ambientazione. Sì, sì, cioè, per far capire a Carbo, è più una questione se c'è presente il mare Egeo. Okay. Con tutta la moltitudine di isole, sì, poi c'è Creta, c'è Rodi, che è un po' più grosse. Io me lo stavo immaginando più come sud est asiatico, una cosa del genere. Però vabbè. C'è una bellissima mappa. Sì, anche, però... C'è una bellissima mappa nell'interno del libro, okay, che, sì, con tutti i nomi dei mari. Però anche dal punto di vista della tecnologia, che è comunque medievale, e loro vanno in giro con queste galee a remi. Quindi molto sembra l'antica Grecia. Ed è anche molto ricercata la figura del mago sulle navi, perché i maghi che hanno studiato di più, che conoscono il vero nome dei venti, riescono a far muovere il vento del mondo dove dicono loro. Controllano il clima, quietano le tempeste, eccetera. Quindi sono sempre molto ricercati. Credo che più o meno abbiamo detto tutto. Il giudizio è positivo, dal mio punto di vista. A me è piaciuto interfacciarmi a questa opera. Effettivamente l'ho trovato, cioè, mi ha fatto storcere il naso questo susseguirsi di eventi senza soluzione di continuità. Però è molto valido sia dal punto di vista della magia che dell'ambientazione. Anche il personaggio è molto interessante. Sicuramente mi leggerò. Se non te lo devo riportare subito, no, perfetto. Riuscirò a leggermi le storie successive. Per me anche il giudizio alla fine della fiera rimane positivo. Devo comunque ammettere che la mancanza di azione vera e propria all'interno della saga per me è qualcosa che pesa. A me piace vedere comunque l'azione, però ripeto, è comunque positivo, perché tutto il resto è molto valido e tutta la parte introspettiva mi è piaciuta parecchio. Da dire che l'unica pecca secondo me è quello che riguarda la parte introspettiva di oggigiorno, e tende ad essere molto più drammatica se da quel punto di vista lì, perciò si accosta meglio anche con l'azione di oggigiorno. Quando te vai a vedere, no perché, cioè, mi sembrava abbastanza drammatica anche questa, però ok, no, ci sono momenti di pathos sicuramente, però voglio dire che c'è una cadenza molto più veloce oggigiorno rispetto a quella che utilizzava la Wayne, ma è comunque fattibile come lettura, ma io personalmente la consiglierei a chi se vuole fare una cultura del fantasy classico. Altrimenti ci sono tanti libri contemporanei, un pochettino più vecchiotti, di 20-30 anni, che secondo me come investimento di tempo è migliore. Ci siete? 1960 è uscito. Una domanda, nessuno di voi ha visto il film Racconti della Mare dello studio Ghibli? Non so come si pronuncia Ghibli. No, Ghibli. No, può essere perché si pronuncia Ghibli, una volta ho sentito pure Ghibli. Infatti sono sempre molto insicuro quando lo pronuncio. Ho sentito che cannarsi, che vuol dire? Dai, scusa. Non nessuno di voi l'ha mai visto il film? No, quello mi manca. No, io so dalle voci che sia molto lontano dal libro, e infatti molti non lo apprezzano. Allora, un attimo, perché questo cretino che fa Simone, il goblin d'autostrada, mi fa vedere il dietro del libro che c'è scritto il Publisher Weekly dice è impossibile trovare un altro autore fantasy del libro della Wayne. Allora io questo te lo tiro, ma non perché il libro è brutto, ma perché questa era... No, lei diceva nel 68 è impossibile trovare un altro autore come lei, cioè, okay, nel contesto, contestualizza. Nel 68, in questo stesso minuto, in questo stesso secondo, mentre io sto guardando tre persone in contemporanea, la Wayne è il migliore autore in assoluto. Ma no, però continui a dire la Wayne? Io la dico la Wayne, io ho questo Queen, problema che una volta Queen, Queen, non è la moglie Queen di Batman, che non è scritto come su Dark Soul Queen, ma allora io faccio come Leander, io faccio come Leander, no, che c'è l'imprinting, che nel momento in cui nascono questi tipi di animali la prima figura che si muove, che vedono, diventa assolutamente la loro madre. Io nel momento che pronuncio un nome in un modo, questo è il nome che lo pronuncerò da qui fino a che non morirò, o che nome mena qualcuno perché lo pronuncio male. Il signore delle pare mentali. Sto divagando. Allora io volevo usare, prima vedevamo la bibliografia della Leguine su Wikipedia ed era una glottoteta, come si chiama? Glottoteta, sì. Non so come, che era tipo una che crea tipo fonologia, una grammatica. Tommy sta diventando uno fonemico. No, sicuramente erano, cioè, come Tolkien era famoso come conoscitore delle lingue, eccetera, eccetera, questa glottoteta. Quanti altri scrittori fantasy adesso si possono fregiare del titolo di glottoteti? Tommy. A voglia, se vai a vedere i nomi che si inventa la gente, vuoi dire cazzo. Un conto invece il nome, un conto invece la targhetta del dottor. Però chiudendo la mia parentesi, fallo finire. Queste cazzate che trovate dietro i libri, no? Le raccomandazioni, secondo l'Observer, secondo il New York Selling Times, queste sono cazzate. Questi nuovi giornali. No, cioè, vabbè, no, sui videogiochi che c'è i nomi inventati, che allora, ci piattano i nomi. Un attimo, il New York Best Selling Times. Scusa, dov'è? Chi è? Che testa è? Ti ricordi il gioco del pallone del 2000 con Futer, Zotti e Bieri? Di solito, però avete capito quello che dico io, che dietro c'è sempre quei due, tre righe. Sì, ho capito. Mendino, Pepino, Juanino.
dicono che bla bla, non date retta a queste cazzate, prendete un attimino le prime due pagine del libro, date una lettura, fate anche l'ultima pagina, perché sono cazzate, queste sono, magari sono, pubblicano dei ranking settimanali, andate a capire un attimo qual è il contesto, dicono che questa settimana chi ha venduto di più è il migliore in assoluto, e da quel momento in poi si trascinano dietro questo titolo, ma io questo per dire a Simone, diciamo, oh, potrei tradurre in italiano dicendovi, ragazzi, abbiate cura di farvi una vostra idea e non fidarvi delle recensioni dei giornalisti. No, le nostre sì, le nostre sono chiare, precise. E abbiamo Tommy, gli altri non hanno Tommy. Dei giornalisti e delle testate, giornalisti che esistono. Esattamente. E comunque Tommy, io ti avevo soltanto mostrato questa cosa perché tu dicevi appunto che comunque ce ne stanno di meglio oggi giorno, allora per farti vedere quello che dicevano. Esatto. Sono comunque d'accordo con te. Quando l'hai triggerato, guarda. Volevo giusto aggiungere una curiosità. C'è anche una versione radio drammatizzata, che fondamentalmente è l'audiolibro. Che significa radio drammatizzata? Audiolibro, audiolibro, dai, ti prego, non da pontifica su ogni cosa, lo sai com'è. Cazzo, ma è un termine vero! Si dice audiolibro, scusa. No, no e no, perché... No, lui intende la versione che leggevano i radioamatori negli anni 70, l'uno all'altro, dal comparativo. Nella profondità della Siberia si sentiva il racconto de Ursulane. Guarda frequenza, gira, gira! Allora, cretini che non si altri. Se mi facevate finire un attimo, avresti capito che... c'è una versione radio drammatizzata, è un formato audiolibro, ma con più voci. Non c'è solamente un attore che fa la voce narrativa, ma ce ne sono diversi a interpretare i diversi personaggi. Ecco perché si dice radio drammatizzato, che probabilmente è un termine fuori moda, non ok, ci può stare, però è questo il concetto. Esiste, ed in inglese, e trovate diversi pizzi di storia del mondo del Terramare, tipo 6 o 12, non mi ricordo, di queste versioni drammatizzate di mezz'ora ciascuna. Perciò se masticate l'inglese, vi interessa se trovano online queste cose. E vi introduscono nel mondo. Vi introducono. Poi sono io quello che deve puntualizzare su tutto. Vabbè, adesso un attimo la forte questa. Ma non sarà l'ultima. Dopo questa introduzione, io direi che comunque possiamo finire qui di parlare sul Terramare. Abbiamo detto comunque il nostro pensiero. Lasciamolo sparviere le sue avventure future e passiamo a qualcos'altro. Passiamo al nostro libro, che è Il nome del vento di Patrick Rothfuss. Questa bella, bellissima edizione. Molto bella. Molto bella. Di Rothfuss. Incredibilmente. C'è scritto ma la pronuncia del secondo. Mica c'è la diaresi Rutfus, cos'è? Mica tedesco. Ma perché te le devi inventare come ti pare? Se no, io non capisco. Ma siamo sicuri che non si dice Rutfus? Se c'è una O, sarà una O, no? Ma che Rutfus? Capito? Ma la lingua è un'altra. Cioè, non vuol dire che se la O in Cina significa pupupipica. E io che vedo una O. Va bene. Possiamo andare in. Lo scrittore del nome del vento. Spero che non mi andai di qualcosa sul nome del vento, quello che ho detto male. No, no, però io lo pronuncio Rutfus. Però forse mi sono sbagliato, non lo so. Va bene. Allora, questo libro che è del 2008, se non sbaglio, questa è la versione più decennale, fatta da Mondadori, molto bene, solo c'è una cosa, è la sfumiatura che vi sta praticamente scollando e lascia tutta una patina granulosa. Purtroppo i libri della Mondadori che hanno le pagine colorate, la sfumiatura fanno tutto questo. Cos'è la sfumiatura per i nostri ascoltatori? Le pagine colorate, la rifinitura della pagina colorata sul bordo. Però, secondo me è una giunta che non serve a niente, anche se è bella esteticamente, non serve a niente. Anzi, esteticamente e vi lascerà la mensa di quel colore, sappiate. Che però rispetto alla versione originale della Fanucci, morisse tutti bruciati, no? No, tutti. Dai, no. No, però, dai, però la versione della Fanucci, innanzitutto piena di refusi, che non lo so se quella della Mondadori è piena di refusi. Poi c'è il discorso che... E poi ci stupiamo che abbiamo soltanto 6 follower e 4 siamo noi. Non ti ho mai detto che la mia con secondaria è un altro follower, no? Questo non è vero, ma come spreco. Dicevamo che purtroppo la versione della Fanucci non era dello stesso livello dell'odierna versione. Assolutamente no, versione flessibile, piena di refusi, che non so se è la stessa traduzione, perché allora se ripeto... No, diverso, diverso, mi sa. E in più c'era anche ripetizione di parole che nello stesso paragrafo. Cioè, da qualche parte c'ho un esempio... Però ecco, tipo, c'era scritto, l'ho cercato, ma secondo me le pagine sono diverse rispetto alla copia mia, non ce l'ho portata, non l'ho trovata. Però, per esempio, c'era scritto cicatrice lisce e argente, 2 righe avanti, stesso paragrafo, cicatrice lisce e argente, un'altra volta. E queste volte se c'è un po' di problemi. Ma capito, manca un attimino di lessico da parte del narratore, o forse è stato Rutfus o Rothfus. Magari gli piaceva talmente tanto come gli era venuta fuori cicatrici. Che l'ho ripetuto. Argente, capito, però diventa un attimo pedante se taglio il discorso. Ritorniamo alla sinossi, ancora non abbiamo detto. Grazie. Questa storia è ambientata in questo mondo stile medievale fantasy, dove c'è una presenza di magia non eccessiva, comunque è in mano a pochissime persone che la praticano, altri in generale non si utilizza tantissimo. E questo continente è chiamato Temerant, se non sbaglio, e qui è i 4 angoli della civiltà. Vedo questa mappa che c'è nella retrocopertina della bellissima la mappa dell'edizione della Mondadori. E la storia è quella di Cote, o Cot, anzi, Cot. Non c'è proprio l'idea di confrontarlo con di Cote, che è questo oste, questo locandiere. Lo spelling com'è? K-V-O-T-E. No, quando, aspetta, fammi finire a parlare. Questo Cot, che è un locandiere che gestisce la pietra miliare, una locanda in una piccolissima cittadina di questo continente,
nella cittadina di Nawar. E lui normalmente un locandiere normale, tranquillo, che vive la sua vita tranquillamente insieme tipo a un suo amico che si chiama Best. Best friend! Che è veramente un best friend. È il numero uno? È molto numero uno. Cazzo, mi mancava un attimo il supporto della roba, ragazzo. Fanatico di Scraps, ma va. Non so cosa state parlando, però va bene. Vado avanti con la sitcom televisiva. Sì, so cos'è, so cos'è. Ma perché non andiamo avanti su questo? Stiamo parlando di Scraps. Noi l'abbiamo visto in italiano, Tommy. È il numero uno. Ah, è andato quel momento, hai perso la gloria. Ok. Comunque lui gestisce questa locanda, e la pietra miliare, in questa piccola cittadina che si chiama Nawar, e finché a un certo punto questa cittadina non è attaccata molto tra virgolette da delle presenze oscure che solo lui riesce a comprendere che stanno attaccando la cittadina. Lo si rimetta. No, lui sta solo lui, questo è in questa sottolineare al lupo. A lui si accorge. Sono parole molto importanti per la storia, solo lui. E in questo attacco riesce a salvare una persona che si era fermata in quel frangente, che scopre e si fa chiamare il cronista. Il cronista è uno che arrivato da Arkham City. Questo cronista che lo stava cercando perché questo Quot, in verità il vero nome è Quot, e lui è una leggenda. Le facce che c'è, il cronista era alla ricerca di una citazione, quindi lui stava cercando un tizio che si chiamava Quot. Perché... l'ho capito adesso. È il nostro autista, è un po' lento. L'ho capito adesso. Non so come si chiami. Quindi c'aveva un nome fittizio, a quanto pare. Si teneva nascosto allora. Sì, nascostissimo. Sì, ecco, lo dirò dopo. Perché non si vuole far sgamare. Lo dirò questo. Questo cronista è uno che riesce a. Cioè, il suo compito è quello di trascrivere leggende, storie. Qui in questo mondo è molto. Lombardo, sì. Possiamo definirlo lombardo. Anche se non è burocratico. Più burocratico, sì. Cioè, non è che va in giro per i paesi. È scritto la SIAE, vabbè. E riconosce in Quot, tipo questo Quot, che nel regno di Tamerlan tipo è una leggenda, è un personaggio incredibile, un avventuriero, anche lui bardo, conosce molto bene la magia, è famosissimo, a lungo e largo se ne cantano canzoni, odi e tutto quant'altro, e lui pensando che c'è addirittura una taglia sulla sua testa, viene detto all'inizio, anche se lui non è interessato alla taglia, ed è solo curioso di poter trascrivere la sua storia integralmente su carta, per poterla poi pubblicare o comunque enunciare a tutto quanto l'impero. E lui inizia titubante, Quot, però piano piano viene preso da questa cosa, si fa convincere, si fa e decide di raccontare la sua storia. Che... E gli dirà che per raccontare la sua storia ci vogliono 3 giorni, che sono essenzialmente i 3 libri che dovrebbero andare a comporre la trilogia, quindi ogni libro è un giorno del racconto della storia di Quot, che parte dalla sua infanzia, dalla sua fanciullezza, dalla sua infanzia, fino ad arrivare probabilmente al momento in cui arriverà qui alla locanda dove lo incontrerà il cronista. E questa essenzialmente è la storia del Nome del Vento, cioè Quot che racconta la sua storia, da quando è fanciullo fino a tutte le imprese che farà durante tutta la sua vita, che lo porteranno ad essere questo leggenda vivente, questo avventuriero, questo personaggio incredibile. E poi diventare Quot. C'è l'escamotage dell'istruttore interno. È una cornice dentro la cornice, perché molto è così. Un'ultima cosa prima che prenda la parola. Quando io ho cominciato a leggere il libro, tu prima mi dicevi di nascondersi, io non sapevo come si pronunciassero i nomi. E il locandiere, lui che si nascondeva, era scritto Quote, mentre l'altro era scritto, cioè il vero nome era Quote. Io ho pensato, a me prendi per il culo. Scusa, tu per nasconderti levi una consonante, non cambi letteralmente tutto il nome. È come magari io. C'aveva poca fantasia. No, è quello il problema. È un bardo molto pure riconosciuto anche lui come il problema. Ehi, homie, come andiamo? Così, quasi toscano. Sì, molto toscano, però. Lì ho già pensato, ok, c'è qualcosa che non va qui. Però voglio vedere come va avanti. Fammi cosa che volevi dire? Scusate una cosa, c'è almeno all'interno del racconto poi una spiegazione del perché il nome sia stato cambiato così poco? No, perché è Yoda, il primo libro forse verrà spiegato più avanti. Il cronista, quello lì che segna la storia, non gli fa mai una battuta, non lo percula mai. Considera che il cronista dice, io so scrivere, cioè te sono ghostwriter, tipo, te dico io, cioè la scrivo io, la metto bene per iscritto la storia. Quello che ho detto io, tu scrivi e basta, non fai cambiamenti. È proprio così, glielo dice così e il cronista fa... Non è facile, non è comunque, spezzando la lancia a favore del cronista, non è facile lavorare con questo tipo di soggetti. Non è questo l'ambiente di lavoro che no, esatto. Se doveva cercare un altro personaggio, comunque sta bene. Sta bene. Come diceva Carlo prima, cioè, c'è questo gioco che fondamentalmente è come idea molto bella, che lo scrittore vuole raccontare la sua storia in 3 libri diversi e ogni libro è un giorno del racconto delle quote. Ma qual è il problema? Innanzitutto già, se vogliamo andare a ridere su questa faccenda, c'è il fatto che sul secondo libro, se non mi sbaglio... Sì, ma stiamo parlando del primo. Ragazzi, abbiate fede su di me. Ma il primo libro è meglio. Sul secondo libro, se non mi sbaglio, la versione audio sono 48 ore.
Però cioè, già hai scazzato un giorno del racconto, se vogliamo essere pignoli, no? Perché... Vabbè, ho capito. No, cioè... vabbè, lo so, è una curiosità di quelle che ti fa ridere, perché se tre libri, un giorno per libro, il secondo libro sono 2 giorni che ci vuole per raccontare la storia. Comunque, una piccola parentesi, in quale altro mezzo audiovisivo, in quale altro programma riuscite a trovare le recensioni di un libro e parliamo di tutti i successivi e non parliamo di quello? Dove, in quali altri lo trovate? Vabbè, questa è una curiosità. Io lo Tommy è specializzato nel parlare dei libri successivi che non c'entra niente con quello in esame. Vabbè, in mia difesa c'è il problema che siccome li leggo tanti tanti anni addietro, dopo non mi ricordo dove si dividono i libri. Dove finisce uno inizia l'altro. Vuoi che vado avanti io come raccontare il libro meglio? Io quello che mi ricordo molto bene di questo libro è che chi lo vuole leggere è una bella lettura, scorre molto bene, ma sappiate che state seguendo un protagonista perfetto. È questo che dovete avere in mente. In fondo è anche giusto, perché fondamentalmente è lui che racconta la sua storia. Sì, dice lui ecco, con le sue parole. Ecco, noi stiamo sentendo la sua storia, giusto? Cioè, non è che te vengo di che ho preso le bastonate quella volta. No, te vengo di... Ho preso ma non date il doppio. Anche se l'ho preso con grazia, con dovizia, cioè sono stato molto... Ho messo bene se, il corpo, se hanno preso prigioniero mi sono liberato cioè... subito. No, va bene, come dice Tommy, allora il libro, devo ammetterlo, è molto coinvolgente, si legge veramente molto bene, è difficile non apprezzarlo, ha un sistema magico veramente figo, che mi è molto piaciuto, anzi adesso che sto leggendo tipo l'edizione 9 di Full Metal Alchemist, ci ho visto anche qualche piccola connessione a livello di alchimia, mm-hmm. In pratica questo sistema magico si chiama simpatia, e... Quindi è molto simpatico. Quindi è un sistema magico che non va bene per Simone. E in pratica funziona che c'è tipo uno scambio di energie tra vari elementi, tipo se vuoi dare fuoco a una candela, la mia allo stoppino di una candela, puoi utilizzare il tuo calore corporeo per dare fuoco allo stoppino, però devi comunque avere, cioè non è che la magia si crea dal nulla, devi comunque crearla attraverso un'altra fonte di energia e a seconda di come puoi utilizzare questa simpatia, se hai più o meno controllo, se sei più o meno bravo, cioè hai più sforzo e quindi dovresti avere più sforzo. Sei un conduttore migliore, cioè se hai meno sforzo sei un conduttore migliore, se hai meno sforzo è meglio. Se hai meno sforzo riesci a farlo meglio, se fai più sforzo diciamo che ci vuole tanto prima che prenda fuoco e potresti anche incorrere tipo a gravi problemi fisici. Fatto sta che è un mondo molto coinvolgente e interessante, questo non si toglie assolutamente allo scrittore. Diciamo che assomiglia un po' a un romanzo da appendice secondo me, ovvero quei romanzi che sono molto coinvolgenti, hanno tanti eventi, perché gli eventi sono veramente tantissimi, ce ne sono parecchi da quote da bambino, poi tutto quello che gli succede, l'entrata all'accademia. 3 giorni interi per raccontare una storia. Cioè una sì, sì, però pensa che è una vita che non succede niente, lassù invece è piena di eventi ovviamente. Poi sono diversificati tra di loro, perché ci sono diversi eventi che non difficilmente li riesce a somigliare a vicenda. Sì, quello devo ammettere. Guarda, se posso dire solo una cosa, mi è piaciuto il libro perché c'ha una bella evoluzione degli eventi, cioè una cosa uno dietro l'altra ha abbastanza senso, comunque abbastanza coerente, tranne nel finale. Nel finale ho trovato tipo un po' posticcio, perché il libro non ha un vero e proprio villain, oppure c'è ma... è un po' qua e là, un po' nascosto, diciamo, e alla fine, come per voler concludere il libro, ci mette questa cosa, questo evento in più, che è carino, non è male, è fatto bene, però a me mi è sembrato come un'aggiunta che lo senti che è qualcosa in più. Che forzato, è stato... diciamo, quasi. È un po' forzato, io l'ho trovato un po' forzato ma quell'evento, sinceramente. Un evento forzato raccontato dal protagonista. Non so, no, perché il fatto sta che Rufus... Però non è, cioè, posso dire una cosa, non è un difetto grossissimo, o solo io ho sentito questa forzatura, però secondo me alla fine ci poteva pure stare, come conclusione. Non vorrei dire che non hai ragione, perché effettivamente lo scrittore è molto ossessionato con il perfezionismo, e moltissime volte ha riscritto il primo libro, moltissime volte ha riscritto il secondo, continua a farlo con il terzo, perché questa è tipo una storia che andava avanti dall'inizio del 90, che l'ha riscritta finché non è stata pubblicata. Cioè, capiate che molte volte quando qualcosa non funziona, uno scrittore passa avanti un'altra storia. Qui invece c'avevamo Rufus che l'ha riscritta, modificato, aggiunto personaggi, tolto eventi, all'indietro, tolto eventi, tolto personaggi, aggiunto eventi. Sapevo che prima che pubblicasse il primo libro, se non ho letto male, cioè quando ormai era pronto quasi per le stampe, ha fatto un'ultima modifica, cioè nel momento quando ancora mai è fatta, cioè è pronto per le stampe, una cosa del genere, ha dovuto fare un'ulteriore modifica, una cosa del genere... Lui veramente, da come ho capito, è uno che... È questo che dovete capire di questa storia e questo scrittore, perché è una persona perfezionista che ha solamente questo libro, questa storia, suo nome, la vuole perfetta. Ha scritto solo questo? Solo questi due qui. Infatti adesso, qualche mese fa... Non è quindi una trilogia completa. No, infatti... Le porte di pietra dovrò uscire, non si sa. Non si sa, non c'è un dato uscita, perché qualche mese fa uscita era il decennio del secondo libro. Qualche mese fa, cioè, no, questo per far capire quanto è perfezionista Martin, lo sei tu. E questo anche per dire come Martin ha scritto quanti prima, cioè lui no, ma è la classica, il classico, cioè, questo, il primo libro già ce l'aveva in commercio, cioè, ce l'aveva impostato lo script dagli anni 90, ma certo, l'ho rimodificato finché non è stato pubblicato, e il secondo pure l'ho rigirato finché non l'ho trovato alla sua perfezione. Ecco perché forse magari dici c'è forzatura, c'è qualcosa che è un attimino, però scorre molto bene la storia, sì. Sappiate semplicemente che non è ancora in commercio, non c'è alcuna idea quando uscirà il terzo. Sappiate questo, non dite che è un cazzo di capolavoro. Aspetta, ancora. Aspetta un secondo. Prima di continuare, cioè, altri punti positivi, secondo me, no.
prima di dire, pure secondo me non è un capolavoro, è un buon libro ma non è un capolavoro. Allora, il libro è pieno tipo di hint, indizi su una mega lore, cioè una grande lore dietro, su dei altre divinità o comunque altri personaggi magici che fanno parte di questo mondo, e si dà, c'è sempre quella sensazione che l'autore ti dia quell'indizio, però tu non puoi interpretarlo perché ancora non hai tutti quanti gli altri indizi che ti servono per capirlo. E questa è una cosa che a me è molto piaciuta. Ogni tanto ho fatto qualche supposizione su qualcosa, ogni tanto comincio a raccontare le leggende di questo mondo, i canti o altre cose, e c'è quella sensazione che, ok, fa parte di una cosa molto più grande, c'è un indizio ancora molto più esagerato. E capisci che il mondo è organico. È il mondo organico, è vero, è vibrante. Un'altra cosa che mi è molto piaciuto è che qui, forse non ho mai letto da altre parti, almeno altri libri di fantasy che ho fatto caso, che ho letto, è che c'è proprio una cultura pop interessante. È una cosa veramente figa. In che senso? Nel senso che c'è un sacco di gente che parla di leggende, storie, canzoni, addirittura quote a un certo punto fa parte di una sorta di X Factor in cui doveva prendere tipo dei premi o cose del genere. Lui comunque è un bravissimo a cantare con gli strumenti dell'epoca, però c'è questa trasposizione. Sì, è una cosa molto importante, cioè è tanta molto, gente molto originale. È molto originale, non piace questa cosa. Non sembra trash nel libro, per fare un attimo, per non spaventare la gente, che non sembra trash. La pronuncia è giusta. Questa è anche in inglese, come fai a parlare. È il problema con le pronunce, che dopo comincia a cioè, come si pronuncia in italiano, come si pronuncia in inglese. C'è un grande scontro tipo a un certo punto tra proprio questa cosa del queste materie più umanistiche, cioè, oppure di bassa letteratura, che Quote e altri praticano, e quella quando lui entra all'accademia, che invece sono materie più scientifiche, se così vogliamo chiamarle, che hanno a che fare molto più con la simpatia, molto più con la magia, che invece sono rapportate su tutto un altro livello. A un certo punto i magisteri, i professori che stanno sopra Quote gli diranno, ma cioè non ti deve interessare di queste facezze, di queste cose inutili come i canti, andare tipo in città per cantare su un pubblico, cioè tu devi pensare qui e devi stare qui, quello non ti porterà mai a niente. Mentre Quote si divide molto da questi due mondi. Lui è un personaggio che la perfezione è tutto quanto, però è diviso tra questo mondo più umanistico, alla X Factor, come lo voglio chiamare, e quest'altro mondo più accademico che fa parte proprio dell'accademia e della simpatia e di tutti i magister che gli stanno intorno. È un romanzo di formazione anche questo, ma diversamente da Terramare si vede molta più azione, si vede proprio la differenza del contrasto, se vogliamo, dei tempi. Sono due romanzi di formazione, due protagonisti che sono effettivamente i migliori nel loro campo. Ecco, passiamo al punto negativo. Passiamo al punto negativo. Oddio. Tony Angrelli le fa una sega questo. Sì, assolutamente. Ragazzi, Quote è l'essere perfetto di Poseidon. È ineluttabile come Thanos. È qualcosa che tu non potrai mai sconfiggere. Plot armor? Cioè, manco plot armor. Non è che c'è plot armor, è lui che fa del plot armor al plot armor. Sì, però, cioè, nel senso, qui subentra poi ovviamente il discorso che facevo io prima. Lui che racconta la sua storia con le sue parole. Quindi a noi, tu, lettore, che leggi il libro, non puoi sapere se la storia che... è vero oppure no. Che stai quello, è vero. Ho pensato tante volte a questa cosa. Però uno che se la tira così tanto, sei insopportabile. Cioè... c'è un motivo se ha cambiato nome ed è fuggito, cioè non stava simpatico neanche alla madre, probabilmente l'ha chiamato Quote. Però per molti potrebbe essere un ostacolo, cioè il fatto che lui sia veramente un personaggio così perfetto, così incredibilmente anche perché competente. Lui è talentuoso a 12 anni, tipo ha già basi di simpatia, sa suonare, sa stare al pubblico. Ma ci sta che comunque sia un personaggio di questo tipo che sa fare tutto lui, ci abbia un nome stupido. Come dicevi tu su Full Metal Alchemist, che fondamentalmente Edward sa tutto fare, ma lo prendono sempre in giro per l'altezza, fondamentalmente. Okay. C'ha quel neo che lo rende più. Ma non è un neo in giro. Quindi non è un nome e lo stroppia anche di più lui, oltretutto. No, però è un difetto di lettura per chi un attimino cerca personaggi più umani, più vicini all'imperfezione. Che però questo comunque è, lui sta raccontando la sua storia, è un romanzo di formazione, avverranno cambiamenti nel nostro protagonista, sappiatelo, è un romanzo di formazione, tanto se no non è un romanzo di formazione. Diciamo che comunque sia, diciamo, è un... oggi come oggi sono pochi quei libri che hanno come protagonista il personaggio perfetto. Esatto. Che sa fare tutto. Si è scostata un attimo il meta. Quindi sì, nel senso, è un cambio di punto di vista, diciamo, mettiamolo così, ma molto più, secondo me, succedeva più spesso nei libri più datati, che quelli più datati o quelli perfetto, o le letture per inizio, sempre dalla parte del giusto, ma anche ragione. No, ma anche negli anni 90 andavano forte. No, ma anche i romanzi d'appendice c'erano personaggi o bianchi o neri, le sfumature di grigio erano qua, qui pure c'è qualche personaggio con sfumature di grigio, però no, la maggior parte sono bianchi e neri. Racconti anche per lettori alle prime armi o un pubblico anche più giovane, dove c'è un protagonista che è perfetto, è lo stratagemma perfetto per immersimarsi in quella storia, no? Il ragazzo, la ragazza, il lettore sposta e diventa questo protagonista perfetto, è una lettura gradevole per chi è alle prime armi, sicuramente sarà una bellissima lettura.
perché il problema è che ci sono stati tipo un paio di eventi che a un certo punto pensi, ok, sei perfetto, ti andrà sempre bene, esatto. In verità no, perché sei stupido. Io ho pensato, no, ma non puoi farmi così, me lo presenti come se fosse l'essere perfetto e poi fa queste cazzate. Vabbè, forse necessarie, ma sono cazzate. Una è una cazzata grossa, uno ha fatto la... Nel primo libro è ancora... Ok, lui dice maturo, acerbo, tutto quello che ti pare, però... Ho fatto no, vabbè. Non... Cioè, ma il fatto sta che vorrei fare una bella distinzione, che anche se questo protagonista è bello perfetto e non vi piacciono queste storie qui, sappiate che comunque leggervi questo mondo vi farà piacere. Cioè, sarà una bella lettura, nonostante sì. Il protagonista, che potrebbe anche non piacere, la storia vi piacerà. Cioè, il mondo in cui si muove questa protagonista vi piacerà. Sì, io direi un'ultima cosa. Allora, cioè, questa è la mia raccomandazione. Se lo volete leggere... Io non lo consiglierei, perché manca ancora quell'ultimo libro che per me è importante. Ma se non avete niente da leggere, nel frattempo è una lettura da prendere. Se volete consigliarlo a qualcuno, fatelo a chi è alle prime armi. Magari il primo mattone che le regalate. Sì, come introduzione a fantasy può essere buono. È molto interessante. Ma deve essere quella che non ha. Una domanda. Quel libro che vedo lì davanti a te. Sì. È il primo libro e basta. Il primo libro e basta. Ah, quello è il primo libro e basta. Sono 600 pagine. Ed è grosso quanto tutto il terramare. Sono 600 pagine. Pure le illustrazioni, guarda quanto è bello. Ma più o meno sono 600 pagine. Cioè, guarda che... La illustrazione pure bella, vedi? Cioè, ragazzi, veramente, la copertina... Cioè, la edizione della Fantasy è il tipo di tiratura di un certo autore, di una certa saga. E poi costa 25 euro senza sconti, ragazzi. No, veramente, di una certa folgore. Di una certa folgore di un certo Sanderson. C'è pure... Gnagna. Cioè, adesso c'è Carlo che sta a fare delle immagini che si ritrovano all'interno del libro. C'è una delle bellissime immagini all'interno del libro che servono soltanto per aggiungere spessore. Tra l'altro sporchere qualche goccia che non saprei qual è quel fluido. Ma è birra che ho preso adesso. Okay. L'ultima cosa vorrei dire, allora, per consigliare a questo libro, il primo libro sì, a sé stante. Il secondo libro è meglio del primo. Addirittura. Per il un terzo motivo. Ancora meglio. Cioè, c'è quando uscirà? Allora, c'è una cosa che lo dice Rothfuss. Il terzo è meglio di altri. C'è una cosa che mi è piaciuta di meno, ma c'è una dicotomia bella netta molto bella che mi è piaciuta sul secondo libro. Ma ecco perché non dite che un capolavoro se ancora non deve finire la storia. Quello è un problema. Cioè, non è un capolavoro. Cioè, non cagate fuori dal cesso, vedete che quanto ho messo cioè, meglio adesso che sono vuoto. Dire che il primo libro di una saga è un capolavoro. Come inizio del primo libro, fatica, ragazzi, cioè, questo è il primo. Allora, è un capolavoro di inizio. Sulla saga intera si vedrà. Sembra un po' cattivo, ma in realtà questo è il primo libro dello scrittore. Porca madò. No, vabbè, non metti, diciamo. Un beat, metti un beat dopo. Però come libro introduttivo, nonostante tutte le volte che ha dovuto rifarlo, è un bellissimo libro. Dove vai? Sta consigliato qua. Sì. Forse c'è poca rappresentazione femminile, da come mi sembrava a me. Non lo so cosa come andranno a finire faccende con la rappresentazione femminile, visto il tenore di questo protagonista maschile. Ah, sì, se però io per rappresentanza femminile dico protagonisti competenti. Se le fa tutte, semplice. Questo sì, a parte, però. No, aspetta, perché lui ha anche tipo molta reticenza, nel senso, ma io amo quella persona. Ti ha preso un colpo. No, perché lui fa questi. Sul secondo, ok, ho capito. Sul secondo senza limite, vabbè. Sì, ho capito questo secondo, non si è letto il secondo. Ma io non l'ho detto niente, perché mi guardi a me? Fatto gesti inconsultivi. Io ho fatto i segni. Ho capito che hai fatto. Quindi, i segni. Comunque che non il primo da porre zitto. Ho capito che il secondo c'è tante cose. Abbassa la chiave inglese. Vabbè. Un secondo, fammi finire una cosa. Guarda. Dopo che Tommy stava dicendo il nome della Madonna, tranquillamente. Non il nome del vento. Lo stava mandando la mano al vento, mi pare. Almeno era quella, il senso. Un'ultima cosa. Secondo me, allora, il finale di questo libro, che è importante perché mette in prospettiva tutto quanto il libro. Cioè tutto quello che hai detto a quel momento, il finale è quasi che te lo ribalta, riesce a fare tipo una sorta di ribaltamento. E il problema tipo è Borghese. Sì, sì, tipo può ribaltare la situazione. C'è una roba pop dentro, giusto? Giustissimo. Il fatto è questo, che se veramente quando la trilogia si concluderà, ed è quello che penso che sia, cioè lui che si esalta incredibilmente, mentre in verità non è tutto questo grande esaltazione, è altro dentro di sé, questo quote. Allora il libro, cioè anche la trilogia, veramente l'opera è veramente meritevole, molto più che meritevole, potrebbe essere bello, ovviamente bisogna vedere come la scriverà, come la interpreterà, tutto quanto, però se l'idea di base è questa, cioè di un personaggio che viene narrato come nelle leggende come se fosse questo grande personaggio incredibile, una leggenda incredibile, in verità è più che umano, è molto sensibile, è molto pieno di difetti, la sua caratura sia molto più minimale rispetto a quello che lui narra, allora ok, Rothfuss ha fatto quello che desideravo, almeno quello che mi dà l'impressione che lui voglia fare, perché a me sembra che sia quella l'impressione a fine di questo libro. E invece? Però finché non avremo le porte di pietra, non si saprà. Il 2021... Non c'è niente di problema. Non c'è niente di nuovo sul fronte occidentale. E speriamo presto che ci saranno notizie. Sì, ha detto qualcosa che luglio 2021 sapevo che doveva forse
mettere l'annuncio per quando sarebbe uscito. No, però quattro giorni fa, tipo su uno streaming suo, ha detto: ragazzi, dell'annuncio. Non c'è niente in programma, non mi cagate il cazzo. Non ha detto questo in questi termini, l'ha detto in modo molto più politico e amichevole. Io sto facendo polemica, però ha detto che non c'è niente in programma. Forse stavano parlando semplicemente della edizione limitata dei 10 anni del secondo libro. No, non è un film programma. Fuck off. We stay calm. No, beh, è un personaggio molto ben voluto nella comunità perché partecipa tipo agli streaming, nei giochi di ruolo, le one shot. Bello. Ma scrive il libro, non fa i one shot, ho capito, ma sicuramente quelle servono come ispirazione per il suo modo di narrare, di scrivere e tutto quanto. Se gliele porti via, dopo non scrive più. Caro. No, Simone. No, vabbè, forse se un po', che ne so, mette un po' Remy in barca, forse non ha venduto tanto. C'ha avuto qualche problema? No. Guarda, sulle recensioni è sempre uno dei più alti. Questo ha voti altissimi, tipo sui vari siti. Quasi 90% delle persone lo apprezza totalmente. Anzi, sapevo che volevano farci una trasposizione a film, ancora però non si sa niente. E il regista sarebbe stato, ultime recensioni, Sam Raimi, il regista del primo Spider-Man, e quello che farà poi il prossimo Doctor Strange. Quindi c'è dietro qualcosa di pesante, solo che è molto, molto opinione perfezionista, vuole farlo assolutamente in modo perfetto. E poi c'era anche il problema che si diceva che il secondo e il terzo libro andava in oltre le 1000 pagine, come fai a farlo un libro solo? Dovresti dividere in due. E allora c'era questo problema, ipoteticamente, se si ipotizzava nella community. Ma se, cioè, se lo racconta in un giorno come gli altri due, dovrebbe essere più o meno lungo uguale. Questo è un problema in cui si è incastrato, secondo me, perché lui voleva raccontare la storia in 3 giorni, in 3 libri. Ma questo è un problema, se il terzo libro non lo puoi formattare perché è troppo grosso. Ma secondo me tipo quote c'ha la funzione 1x2x come i vocali su WhatsApp. Il terzo giorno sarà ovviamente di 32 ore. Anche quota la capacità pure di allungare il tempo di una giornata, sì, giustamente, sì. A tutti i talenti, quindi penso che questo non gli possa mancare. Esatto. Non farà tanto il sole, no, capito, sì. Fa tipo 70.000 parole al minuto. Il sole non tramonta finché non glielo dice quota. Bene, io per me è consigliato perché è un bel libro, non è consigliato perché finché non si raggiunge il finale, per me il libro ancora è monco e non so se l'idea dell'autore sia quella che ho detto prima. Allora, chi non... Cioè la caduta dell'eroe. Sì, probabilmente chi non l'ha letto ancora, secondo me aspettate qualche anno, così eventualmente leggete tutto insieme, perché è comunque una lettura meritevole. Allora, se secondo loro la lettura è meritevole, il discorso che stanno facendo non ha comunque senso, perché se un libro è bello, va letto. Sì, ma non devi dire un capolavoro se ancora non è uscito l'ultimo, è quello che devo dire. Che è meritevole se veramente non hai niente altro da leggere. Allora, se volete leggere un libro meritevole potete già leggerlo, se invece volete leggere un capolavoro aspettate qualche anno. No, non solamente, forse. No, non solamente se non avete niente da leggere, ma anche se avete qualcuno alle prime armi che lo volete, che ha cominciato a leggere un po' di fantasy, lo volete veramente farlo diventare dipendente, dategli questo libro, perché arriverà al secondo e dici, cazzo, è il terzo, e non c'è, guarda, leggiti quest'altro invece. Capito? Il pusher del fantasy. Invece già capito che questo... Cosa c'hai? Ora oggi c'è un nome del vento che fa paura, dai. Se non sbaglio, Tommy, è quello che tu hai fatto con Tuccio quando gli hai fatto leggere le cronache della Folgoluce. Adesso è lui che mi fa il push. Vuoi leggere il quarto? Il quarto libro. Va bene, penso detto. Che l'ultima nostra puntata. Ci fermiamo adesso. Per la tristezza di voi, cari ascoltatori. 12 ascoltatori. Caro affezionato ascoltatore. Perché alla fine è la fine e basta. Questo click lo appoggio. Vorrei chiudere con la notizia più triste che ho scoperto nell'ultima settimana, ovvero che Tenebre e Ossa, il libro del Grishaverse che noi abbiamo recensito, su cui io sputerei sopra tutto oggi, è il libro più venduto del genere fantasy in Italia negli ultimi mesi. È per questo che dovete seguirci e aumentare, far aumentare le nostre condivisioni e diventare sempre più virali, perché è pieno di idioti lì fuori. Ragazzi, no, non insultiamo. È pieno di imbecilli che legge sta roba. Non ci è piaciuto e tutto quanto. Adesso, per scusarci, Simone farà la monografia di Libardugo la prossima volta. Leggerà tutti i libri di Libardugo e farà tutta la monografia, giustamente. Simone è voglioso, lo vedo proprio preso bene di questa cosa. Sono già con la frusta pronta per darmela nella schiena mentre leggo, guarda. No, veramente, non lo consigliate da leggere ai ragazzi o alle ragazze. Ecco l'altro, carico di posto. Quante fustigazioni. Prendete qualcosa da Alice Troisi, vi prego. Ci abbiamo la roba italiana, come Dio comanda, per fantasy giovanile. Va bene, siamo al finale, ci fermeremo per quest'estate e ritorneremo a settembre con una nuova stagione. Cioè, ripartiremo. La macchina riparte. Ma adesso si ferma solamente un attimo. Come fare? Fare ce l'ha giusta mentre noi andiamo al mare. Tagliando, revisione, gomme, qua... Tanto paga cargo, è sua la macchina, guida lui. Ah beh, a posto, non è un problema. Te? Cosa fai? Te sei più da scrocco proprio. Male che vai, che devo passaggio a qualcun altro. Dai. Ciao Simone, ci vedete. Questa è l'ultima episodio di Simone. Va bene, ritorneremo a settembre con probabilmente un nuovo format, ricambieremo, rivoluzioneremo. Avremo un tentativo per vedere se effettivamente il formato fa più piacere. Sì. Se invece di avere 2 follower arriviamo a 4, funziona. Diciamo, possiamo dire abbiamo raddoppiato i follower, e comunque è giusto. Basso. Cioè,
allora randomica assolutamente, che ci cliccano per sbaglio due a caso, che ci followiano e dici, funziona il format in verità, followiano, lo volevo italianizzare, mi manca l'italiano. Ragazzi, un saluto da Andrea. Ciao a tutti e buone vacanze. Un saluto da Simone. Buone vacanze a tutti, ci vedi, sentiamo a settembre forse, se tornate. Un saluto da Tommy. Buone vacanze a tutti, arrivederci e ricordati, followiacci. Non seguite di parte. Buone vacanze a tutti anche da parte mia, sempre qui, dal vostro Carbo e da Bla Bla Fantasy.